Allora, il problema non puoi anche rispondere, tra l'altro. Esatto, sì. Le campioni. Un istituto di ricerca specializzato nella macellazione di vacche sacre ha posto agli italiani alcune domande circa la questione dei due marò, trattenuti in India con l'accusa di aver ucciso due uomini credendoli pescatori. La rivelazione è stata condotta su un campione di 310 persone sotto processo per apologia di fascismo. Esatto. Quindi, uno, chi manderebbe in India al posto dei due marò? Il 54% ha risposto tutti gli altri marò. Il 28% ha risposto tutti quelli che dicono riportiamo a casa i marò. Il 12% le sentinelle in piedi e il 6% ha risposto a vivere in un albergo di lusso con vitto compreso, tutto gratis, mi offro volontario. Qui voi fare il secondo quesito che abbiamo posto è come festeggerà il ritorno in patria dei due marò. Il 40% ha risposto sicuramente non festeggio io. Il 32% ha risposto sparando in aria nei pressi del porto. Il 23% scozzando la mucca e il 5% portandoli al ristorante indiano. Nel terzo quesito invece abbiamo chiesto se fosse al governo cosa farebbe per far rientrare i due marò. Il 49% ha risposto che domande, ditemi solo che devo corrompere. Il 24% ha detto abolirei l'articolo 18 che non vuole la liberazione dei marò. Il 15% ha risposto direi che sono gay in modo da farvi spegnere. L'11% invece ha risposto farli vedere gli indiani alle carceri italiani e un solo 1% ha risposto bombarderei le banche indiane. Ultima domanda era quale programma televisivo farebbe condurre i due marò, perché chissà quelli fanno rientrare e conducono subito che c'è in televisione. Il 63% ha risposto turisti per caso, il 20% bersaglio mobile, il 10% taratata, il 7% giochi senza frontiere. Abbiamo anche confuso perché se l'avete messo in voti, signori, poi abbiamo anche l'analisi del dato. Ed è questa, gli italiani ritengono che sì, i marò potrebbero essere colpevoli di duplice omicidio, ma d'altro canto il pollo al curry è troppo speziato e gli eviteranno. Non gli si può dare torto. Passiamo alla politica, un po' di notizie. Il papà della Kieng ritira la macusa, Calderoli guarisce, adesso non è più leghista. Riforme e semplificazioni, in futuro basta scrivere Renzi, Sempre su Renzi, piano Renzi per la digitalizzazione nelle scuole, in arrivo i primi floppy disk. Stelle di Battista dichiara bisogna cercare il dialogo col virus Ebola. No, oh, abbiamo un'altra dichiarazione di Renzi che sono anche d'accordo. Prendiamo i disoccupati. Non dichiara mai, cioè, strano, ma dichiarano, no, sì, sì. Lavoro, Matteo Renzi, prendiamo i disoccupati e facciamoli combattere. C'è qui un altro che non compare mai. Questo è un altro invece che non compare mai né in TV né su internet, è Matteo Salvini. Matteo Salvini inaugura i giochi con frontiere. Una bella proposta. Qualcosa di riforme, riforma del lavoro, selfie obbligatori in tutti i curriculum. Renzi, perversa. Renzi apre una nuova catena di negozi, tutto a 80 euro. Devi dare il e qui si spiega perché Renzi appare sempre, perché Renzi si aggiudica il premio miglior Berlusconi del 2014. 2015, in ambito politica Giannino, ricordate Giannino, per me che è sparito il mondo. Giannino rimette a posto le carte sulla scrivania e scopre di avere davvero una laurea.
silenzi alle famiglie. Fate l'amore con vostra moglie, risparmierete 80 euro. No, dipende dalle zone, un po' non è stato io speciale che altro. Pisa, intitolato a Enrico Letta e il dimenticatoio comunale. Visto che un po' che non ne parliamo, Renzi, se lei mi argomenti di adesso, l'elezione del Presidente della Repubblica sarà affidata alla Lotteria Italia. Jobs è morto. Il tempo perso a tossire lo sta a tossire sul lavoro per la detratta dallo studio. La compagna lo lascia, lui si vendica pubblicando i video di quando erano assieme a un convegno dell'UDC. Qua siamo una cronaca, ma c'è anche un po' di spazio per la cronaca rosa. Rina ricorda Andreotti, era un gran ballatore. Gli rimane bloccato il tasto del punto esclamativo, la rete non trova portavoce nel Movimento 5 Stelle. Dagli accalappi a cani, Berlusconi telefona al canile, liberato, il nipote di Rintintin. E qui chiudiamo con la politica. Chiudiamo con la politica, in realtà solo volevo di buono. Sì, la politica, perché abbiamo un articolo. Sì, esatto, un altro articolo storico. Questo magari qualcuno l'ha sentito. Kenji Show, prendiamo cani e gatti degli italiani per sbarrare gli immigrati. Non so se qualcuno l'ha sentito. Questo articolo è diventato famoso perché intanto ha fatto saltare il contatore del sito e ha tirato degli pseudo nazisti, forse neanche tanto pseudo che abbiamo peraltro qui. Adesso leggo l'articolo e poi sì, abbiamo sì, l'artista che vi fa l'ok nei commenti molto divertenti. Prendiamo i cani e i gatti degli italiani per spamare gli impiegati. Vi rendete conto di quanti salmoni, vitelli, polli e selvaggina vanno a questi inutili animali da compagnia? È uno spreco inaudito. Sarebbe questa la dichiarazione shock del ministro Chiesa, riportata da un'intervista a porte chiuse, origliata da un portinaio, che poi l'ha raccontata alla moglie dell'autorevolissimo sito Tutti i crimini degli emigrati, che segue molto da vicino l'operato del più cazzuto dei 38 fratelli Chiesa. Non fanno in tempo neanche indignarsi quello del centrodestra che sempre in mattinata un altro autorevolissimo sito del calibro di imolaoggi.it riporta fedelmente una nuova dichiarazione. Stavolta durante un incontro con una famiglia rom disagiata con sole due Mercedes, di cui una è incinta. Una Mercedes incinta, cose che capitano da loro. A cui il ministro ha voluto assegnare come dimora di competenza carico del comune la cinquecentesca villa medicea di Serramezza, appena sopra il lido di Cavaione in Versilia, residenza estiva della famiglia Medici e sede del museo della Versilia storica, della biblioteca comunale, dell'archivio storico, di esposizione di arte moderna e contemporanea e delle scuderie granducali recentemente ristrutturate dopo anni di abbandono, dove Rom potranno alloggiare comodamente a loro discrezione. La ministra, che ha voluto partecipare a tutti i costi all'assegnazione della casa per la foto di rito, è giunta sul posto prendendo in prestito un'eliambulanza del pediatrico Madonna delle faccine tristi, che non ci avrebbe creduto, e avrebbe sussurrato all'orecchio della Rom la frase «Mi casa è studiosa», mettendo a tacere le voci che ai semafori azionassi i piaggi cristalli non appena una lavavetri si avvicinava. Giusto il tempo di una pimpa di un grillino sull'attendibilissimo mattino offline .ch compare la notizia che la Niente ha scommesso 50 euro contro una squadra italiana in Coppa che si sarebbe rifiutata di incontrare una giovane mamma bianca cui l'unico figlio di 2 anni si trova in coma per un caso di mala sanità. Pare infatti che l'unica eliambulanza che l'avrebbe potuto tempestivamente alle cure sia stata utilizzata per dare il passaggio ad importante personaggio politico di cui si parla. Proprio mentre i leghisti stavano scegliendo un animale a caso tra le specie presenti nel parco del Serengeti da paragonare a Sesì per replicare, irrompe sul web con una punizione di Dunga l'illustre VoxNews.it riportando questa incredibile affermazione. Cabobo libero, guardate Cabobo, con altre, ok? Lo vedo meglio al centrocampo.
mentre i microfoni spenti di radar fungono, avrebbe consigliato al governo l'abolizione del reato di strage, l'inserimento di una norma che consentisse agli immigrati più giovani di poter usufruire dei crocefissi appesi nelle aule delle scuole e picchiare i compagni. La gente, dopo aver letto tutta questa intervista, cioè questo articolo, ha detto sì, deve essere vero, la gente vuole veramente sfamare gli immigrati con caricati e si è sfogata così. Matata. Sì. Da qui vogliamo aprire una nuova rubrica, perché non solo l'articolo della Chiesa, ma tanti articoli si stanno vittime, diciamo, di commenti superficiali, cioè la gente si limita a leggere il titolo senza leggere l'articolo e fa commenti sfogando quello che pensa, senza filtro. Per esempio, abbiamo solo questo, quindi facciamo. Esatto, praticamente qui abbiamo messo la foto, l'articolo e poi il commento sotto. Il primo era il campanilista, il tipo di commentatore. Parla il padre di Cavani, mio figlio vuole solo la casertana. Ecco il commento. Sciacqua da uomo come me. Sciacqua di la bocca uomo di me. Quando va nelle caserne. Era casertale, sì, però. Allora, sciacqua di la bocca quando parli, uomo di casa, perché non devi confondere casetta con la casertana, che sono due cose differenti. Questo riguarda l'articolo. È stato chiamato il tollerante, appunto, che è anche shock per democanicati italiani che sono immigrati, e c'è stato detto. Cosa inutile, l'unica cosa che puoi fare è metterti una bomba nel tuo sporco culo di negra, gran puttana, per farti curare da un porco, che è pure peccato per il porco, almeno un porco serve a qualcosa, tagliare a pezzi di potere l'accesso, l'unica bastona, vai a lavarti con la candeggina. Questo è intollerante, perché non sa come era. Che pensava che le Mercedes fosse vicina. Labrador si opera 13 volte per assomigliare a